Ibrahim? Eccomi, sono tornato. Ok, tutto fatto. Non è stato difficile. Che altro posso fare per te? Aiutare. Beh, fammi pensare. Rahim, sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive, davvero. Non ho mai parlato di esplosive. Pianta, la si vede lontano un miglio quando menti. La mia idea funzionerà. Davvero? Pensi di essere immortale? Ma chi sei, mia madre? No, nostra madre è morta. Cerca di essere più gentile con me, sono l'unica famiglia che ti resta. Specie ora che Amir non c'è più. Quindi era vostro parente? Giusto. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Sì, signora, ci penserò io. Esplosivi, Rahim. No, cattivo Rahim. Seduto, Rahim. Niente esplosivi. Sitz! Bravo. Allora, può bastare così? Posso parlare con Brecken adesso? Innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti. Li troverai nella tua stanza. La 194. La 194. Perché? I miei non vanno bene? Ti serve Puzzi. Qualcosa di più adeguato, ordine di Brecken. Chiamami dopo che ti sarai cambiato. Va bene, signore. E spero che tra i vestiti che ci sono per cambiarci ci sia già qualcosa di quello che abbiamo acquistato. Perché fra tutti i vestiti ce n'è uno in particolare che mi ha fatto veramente impazzire. E credo sia stato, a parte El Taker, o El Ride come cazzo si chiamava, è stato forse l'unico DLC che mi ha fatto subito pensare lo devo comprare assolutamente. La 194, eccoci qua, perfetto. La stanza delle guardie, insomma. Abbiamo un lettino schifoso, tutto per terra, ma ehi, questa è la nostra vita ora. Suggerimento, questo è il tuo nascondiglio. Puoi cambiarti vestiti o conservare oggetti. Man mano che il tuo grado di sopravvivenza aumenta, otterrai accesso a nuovi completi. Speravo già ci fossero i miei vestiti da DLC. Va bene, Rahim, sono pronto. Dov'è Brecken? Non così in fretta, amico. Se vuoi guadagnarti un posto tra noi, dobbiamo scoprire cosa sai fare. Vai alla palestra. Oh, dall'altro lato. Più alto. Appena un paio di rampe più su. Va bene, arrivo subito. Benvenuto tra di noi. Che cosa gli zombie assomigliano alle tenaglie? Ma che domanda cretina è? Sentiamo. Una battuta, ovviamente. Un'altra. Oddio. Aspetta, questa è davvero... Dai che voglio sentirla. Ok. Allora, di nuovo. In che cosa gli zombie assomigliano alle tenaglie? Mi arrendo. Hanno il morso. Posso tirare fuori l'arma e ammazzarlo, dai. Ti prego, non lo diciamo a nessuno. Gli diciamo che è stato uno zombie. Porca troia. Siamo arrivati in cima? Questa è la palestra? Rahim, dove sei? Non ti vedo. Qui vicino. Porca troia. Fai attenzione. Ah già, R1 e saltare. Allora, premi il pulsante R1 e è fondamentale importanza per gli spostamenti verticali. Ti hai premuto il tasto R1 mentre guardi in sporgenza per aggrapparti ad essa. Puoi effettuare questa azione mentre cammini, corri, salti o cadi. Ok, però fammelo. Ecco qua. Allora, prima di tutto, il vestito che abbiamo adesso mi fa cagare. Ma dai, sali però, Crane. Beh, a quanto pare sei simpatico oggi, eh. Fai anche le battutine sui nomi, voglio dire. Eccomi qua. Ciao. E sto boxer? Chi è? Non me lo ricordavo. Comunque. Benvenuto alla palestra. Cominciamo dalle basi. Devi imparare a correre. Ok. Devo imparare a correre, che intendi? Fa quello che ti dico e basta, chiaro? Ora, salta giù fino in fondo. Ma sei impazzito? Ma sei matto, è un suicidio. Non essere fifone. Non fare la fighetta. Dai, non dici sul serio. Guarda e impara. E si butta giù a testa in giù. Rahim! La mia gamba! Se non muoverti, vado a... Allora... Ci sei cascato come un merlo. Parentesi. Non ti piacciono gli scherzi?
Avanti, porta qui le chiappe. Porta giù il culo, puttana. Allora, dicevo, parentesi, questa scena qua ovviamente è il tutorial per farti insegnare a fare parkour nel gioco. Ma se noi facessimo tutto il percorso all'inverso, scendessimo di sotto a piedi, diciamo che Rahim non avrebbe nessuna reazione. Uno direbbe, potresti metterti tipo una liana di Yadok, dovevi saltare. E no, io non salto, una roba del genere. E invece no. Oh merda, oh merda. Dove sei? Una scarica di adrenalina, Ma vedrai che spasso. Non abbiamo ancora finito. Se vuoi sopravvivere all'esterno, devi sfruttare l'ambiente. I mangiacarne non sanno arrampicarsi, quindi oddio, ci sono in giro e meglio è per te. Ti ho preparato delle situazioni un po' particolari, vediamo come te la cavi. Non è proprio vero che i mangiacarne non sanno arrampicarsi, genio. Mangiacarne sanno arrampicarsi. A volte conviene strisciare attraverso i passaggi più stretti, così i mangiacarne... Ah, io mi dimentico che devo schiacciare R1 per saltare. Questa è una cosa che, finché non ti abitui, sarà un errore costante. No, però corri, Crane, cacchio. Oi. Sono bloccato, aiuto. Crane, devi correre però. Ecco qua. Cerca di non rallentare una volta che inizi a correre. Là fuori, se ti fermi, sei perduto. Va bene, grazie. Grazie del consiglio. Per un novellino. Facevo esercitazioni militari quando ancora tu ti pisciavi sotto nel letto, stronzo. Allora, devo passare di qua. Bene, eccoci qui. Sali su quell'impalcatura e cerca di non cadere, perché non ci sono reti di sicurezza. Ah beh, il che vuol dire che ti fai male. Dove dobbiamo andare? Di qua. Salta, aggrappati e tirati su. Se non sai farlo, non sopravviverai nemmeno 10 minuti. Va bene. Allora. Calmo. Bravo, ecco fatto. Questa è una di quegli upgrade da Dead Island 1 che ho apprezzato un sacco di questo gioco. Questo gioco era figo proprio per il fatto che aggiungeva parkour e zombie. Un connubio che comunque è interessante a modo suo. Però c'è da dire che Dead Island comunque per me ha ancora un fascino molto particolare nel mio cuore, perché ha un ricordo calmo. No, giusto un po' di atletica. Ho un ricordo davvero bello in quel gioco. Sei un prodigio della natura. Mai visto niente di simile. Addirittura. Dove dobbiamo andare? Di qua. Ecco fatto, arri. I primi sintomi del morso. C'è qualcosa che non va. Rahim, cosa mi è successo? Il morso. Ti è venuta la tua prima crisi. Torna subito qui. Arrivo, piano piano, ma arrivo, tranquillo. Ah, beh, è finita almeno. Rahim? Eccomi. Se mi dai 5 secondi, arrivo. Ecco fatto, allora. Ciao. Sono qui. Ehi. Qua. Rahim. Che diavolo mi è successo? Mi sto trasformando? Probabilmente no, spero. Quelle crisi sono sintomi dell'infezione. Comunque ti conviene andare dal dottor Zer. Ti visiterà e forse ti darà un po' di antigen. Prima di andare da Zer, passa dal fornitore. Ti darà l'equipaggiamento per andare lì fuori senza che qualche mostro ti stacchi la testa. Perfetto! Ottimo. Allora. Io, se non ricordo male e se non ho capito male, già adesso noi abbiamo il timer, diciamo, del gioco bloccato. Non scenderà oltre questa giornata fino a che non andiamo da Zen. Questo vuol dire che possiamo sfruttare questo primo momento per aumentare già i nostri punti.